E buonasera Uoviani, diamo un'occhiata a questa splendida serata qui a Duskwood su World of Warcraft, la terza puntata dell'Iron Man Challenge. Oggi sarà una giornata un po' più complicata del solito, dato che ci stiamo rendendo conto che le cose si fanno sempre più difficili e soprattutto, ma devo dire soprattutto, molto difficili, dato che la classe caster è una classe che non guadagna, diciamo, buff particolari durante il livellaggio. Allora, vediamo un po' che cosa ci propone la quest di oggi. Siamo da Serello Serranero, sindaco di Darkshire, quindi Borgo Oscuro. Servi aiuto? Siamo arrivati a quella che è la quest del nostro adorato, ma altrettanto dietissimo, Tritacarne. Quindi, leggiamo quella che è la storia, facciamo partire quella che può essere una lunga serie di quest che potrebbe non lasciarci totalmente indifferenti e soprattutto potrebbe farmi morire direttamente in questa serata. La vendetta dell'imbalsamatore. Non sei la prima sciocca ad essere stata manipolata da Abercrombie. Quel vecchio è conosciuto come l'imbalsamatore e vile negromante. È una piaga per il nostro villaggio. Ora, la sua orribile creazione sta prendendo vita. Cucita e animata grazie ai materiali che tu gli hai procurato. Questa creatura malvagia sarà qui ai momenti. Se hai un cuore, Iron Boon, aiuta i guardiani della notte a cacciare quell'abominio, a scacciare quell'abominio e a salvare il nostro villaggio. Uccidi il Tritacarne a Darkshire. Su via, su via. Evochiamoci. Prepariamo bende, caramelle e il tank di turno che ci dovrà aiutare assolutamente in quella che è l'opera di salvataggio di Darkshire. Ho un po' di paura ad uscire perché non ho la più pallida idea. Oh mio Dio, quanta vita hai, amico? Quanto? Vediamo, mamma mia, ragazzi. Ottantotto per cento, 97, oh mio Dio, questo sta venendo da me. Questo sta venendo da me. Me la vedo brutta. Ok, ho capito che devo farlo fare al Void assolutamente questo compito, perché sennò io rischio di prendere davvero troppe legnate. Proviamo con uno Shadow Bolt a rievocare il Void. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Oh mio Dio, questo fa 200 botte, amico! Devo correre. Devo correre. Ho capito che con questo non ce la posso fare. No, no, evoca, evoca, void, void, void. Cristo Dio, Cristo Dio. Corri! Corri! E fammi fare sta cosa, su via, dai. Guarda te, guarda te. Vai! Vai, Void, ce la puoi fare! Aspetta, non sei resettato, vero? Non sei resettato. L'hanno preso io. No! No, 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 si è resettato. Porca miseria. Allora, sapete cosa devo fare? Allora, aspetterò che lo tirino giù gli altri. Perché praticamente se perdo l'aggro, viene resettato. Non gli faccio una sega, ragazzi! Questo c'ha 3000 di vita, io non gli faccio un cazzo! E che sta missando però il Void? Ops! Non so se ho abbastanza mana per affrontare questo fight, ragazzi. Devo essere sempre pronto a rievocare il Void e stare possibilmente più max range che posso. Oh mio Dio, me l'ho scelta di nuovo. Vai, Void, vai, 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 vai. Menatelo, Cristo. Menatelo che non ho tutto sto mana. Rallentatelo, rallentatelo, oh mio Dio. Mangia il cuore questo!
No, mi shotta di nuovo il void, amico. No, no, no. 200, ti prego, prendilo prima. Ho forse mana solo per un altro void. Ti prego, 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 ti prego. Vai, void, vai. Oh mio Dio, ti prego, devi morire, devi morire, devi morire, amico, devi morire duro. Ti prego, caramella. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Me la sono vista malissimo, malissimo. Non riesco ancora a... Questi sono quei momenti in cui tipo... Ah, sai di avercela fatta per un pelo e in quel pelo hai tipo il culo stretto così perché non puoi fare niente. Non puoi fare niente a sto livello. Tanto hai solo due spell, uno un dot e l'altro picchia. E hai una caramella che ti fulla una volta sola a pelo, a pelo. Non ho la più pallida idea di come commentare questo combattimento. Cioè, il combattimento è andato avanti solo a evocare Voidwalker a caso. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio.